Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo mukbang che oggi, come potete vedere, è a base di varie cose orientali. Oggi un super mukbang orientale, ci voleva proprio, sto morendo di fame, si è fatta una certa ora e come al solito mentre mangiamo raccontiamo qualche storia misteriosa, un po' strana come piace a voi. Ma vi spiego che cosa abbiamo, perché non ve l'ho ancora detto. Ho fatto questi involtini di carta di riso. Me li avete visti usare anche in qualche altra ricetta, soprattutto se mi seguite su Instagram. Ogni tanto vi faccio vedere qualcosa. Che dentro hanno salmone, tonno, insalata. Poi abbiamo le nuvolette di granchio, sfogliatelle di granchio tradizionalissime quando andate al ristorante cinese. E poi abbiamo ovviamente dei noodles. Quindi, ragazzi, è proprio il momento di mangiare. Mi piacciono un sacco le sfogliatelle. Voi come le chiamate? Sfogliatelle di granchio, sfogliatine di granchio, nuvolette di granchio, perché ci sono diverse scuole di pensiero per quanto riguarda il nome di queste qui. Però una cosa che stavo dicendo mi piacerebbe un sacco fare è provare a farle io. Perché a volte seguo degli youtuber cinesi, per esempio, e mi è capitato di vedere che le facevano e avrei voluto provare. Mi sembra una cosa un po' complicata, però vorrei davvero provare. Ed ora direi di cominciare con uno di questi miei involtini di carta di riso freschi. Questa è una ricetta super fresca. Che buono il salmone. Ok, se vedrete verdure tra i miei denti, non ci fate troppo caso. Prima di cominciare, vi volevo chiedere una cosa, perché stavo pensando di fare un video a tema, quindi magari potrei raccontare le vostre esperienze se viene fuori qualcosa di carino. Quindi scrivetemi qui sotto le vostre esperienze paranormali, le vostre esperienze più strane o le vostre esperienze più spaventose, anche non necessariamente paranormali. Scrivetemele qui sotto, così magari poi ne parliamo in un prossimo video. Detto ciò, direi di lanciarmi nei noodles, che come al solito, ragazzi, io non mangerò con le bacchette, ma con la forchetta, perché io la bacchetta non è che siamo proprio la bacchetta, le bacchette, vabbè. So che vi piacciono moltissimo le storie che parlano di tavola Ouija o Ouija board, se vogliamo pronunciarla come la pronunciano gli anglosassoni. Sono super salatini. E quindi, sapendo che vi piacciono molto le storie di Ouija board, oggi ho deciso che vi voglio parlare proprio di qualche storia che riguarda questa tavola, che a detta di alcuni potrebbe chiamare i fantasmi, a detta di altri è solo una truffa. Molto probabilmente è una di quelle cose che stimolano l'immaginazione e anche la credulità. E quindi qualche volta diventano anche pericolose perché magari uno si convince che sono vere. Comunque. C'è anche da dire che proprio i video sulla Ouija board in genere sono quelli che attirano su questo canale anche un sacco di quelle persone che stanno lì a dire: peccato, peccato, stai commettendo peccato, perché ne parli? Anatema su di te. E ogni tanto questi messaggi arrivano, ragazzi. Un giorno farò un video dedicato alla gente che mi scrive queste cose, perché, ragazzi, me ne sono arrivati di parecchio tipo, gente che poi comincia così, esordisce con questa cosa, ne hai parlato in video, quindi
sono cose che tu non puoi capire, cose pericolosissime. Ma ricordati anche che ci sono molte altre cose peccaminose, non tingerti mai i capelli, non truccarti, è roba di questo genere, ma vabbè, ve l'ho detto, quella è roba tipo che proprio merita dei video a parte, quindi prendiamo una mollettina, prima o poi faremo un video anche su quello. Comunque, al di là del fatto che questi video attirino tanto anche gente un po' matta, è molto paternalistica, oserei dire. Una delle cose che sembra, leggendo la letteratura sul tema, in giro per internet, sui forum che ne parlano, cose di questo genere, una delle cose, dei fenomeni che sono associati di più alla tavola Ouija o Ouija, è che sembra che apparentemente molte persone, quando ci giocano, che cosa succede? Succede che, a detta di chi crede, aprono queste porte nascoste col mondo dell'occulto, ma finiscono anche per in qualche modo contaminarsi in un certo senso, cioè aprono queste porte che poi sono porte che non riescono a chiudere e quindi improvvisamente cominciano a essere capaci, loro e chi ha giocato con la Ouija, di vedere cose che altrimenti prima non avrebbero visto, perché una delle cose collaterali proprio del fare questi esperimenti, insomma queste cose del richiamare i defunti usando la tavola, sarebbe proprio che ti cade addosso poi la capacità di sentire e di vedere cose che prima non avresti potuto vedere e sentire. E ci sono un sacco di casi di persone, ovviamente poi bisogna vedere se è vero, no? Sono le storie che si trovano, no? Storie che raccontano degli utenti di forum e roba del genere. Però ci sono un sacco, ragazzi, ne ho trovato un sacchissimo di storie di persone che hanno quelle cose un po' più classiche, tipo comincio a sentire improvvisamente dopo che ho usato la tavola rumori nella stanza, comincio a sentire battiti nei muri, comincio a sentire voci, comincio a sentire cose. Ogni tanto c'è chi vede un sacco di ombre, un sacco di ombre proprio che si muovono alla periferia del loro sguardo, no? C'è questo tema anche per chi crede nel paranormale di uomini ombra, no? Che sono molto presenti. E poi ci sono alcune persone che raccontano delle storie dove loro proprio cominciano a vedere come persone in carne ed ossa degli spiriti. Quindi fondamentalmente, se mai vi dovesse capitare di pensare voglio usare la Ouija, non voglio usare la Ouija, questa è una di quelle cose che dovete tenere in conto. Il fatto che potreste misteriosamente cominciare a vedere, che ne so, fantasmi che girano per casa vostra, manco, non so, fosse la puntata di un serial. Tra l'altro, parentesi, è un periodo che sono super in fissa con la serie televisiva del commissario Ricciardi, cioè che vede i fantasmi, mi piace un sacco quella, la adoro, proprio mi piace l'ambientazione storica, il fatto che è ambientata a Napoli, mi piace lui, quindi voi la seguite? Opinioni? Un altro involtino ci vuole. Diciamo che c'è gente che secondo me, se le dicessero guarda che se usi la tavola Ouija poi cominci a vedere davvero i fantasmi, probabilmente ci proverebbe proprio per vederli. La cosa bella di questi involtini è che sono proprio super semplici, super leggeri. Alla fine dentro c'è insalata e un poco di pesce, quindi se volete, se vi piace questo genere, li potete riproporre per qualunque tipo, insomma, di cena, pranzo. È una buona idea.
Una delle storie più interessanti che ho letto proprio a proposito di persone che utilizzano la tavola e poi cominciano a vedere qualcosa di strano riguardava un ragazzino. Praticamente questo ragazzino sin da molto piccolo utilizzava la Ouija. Se leggete sui forum americani, soprattutto, sì, specialmente americani, le persone che sin da piccole utilizzano la tavola sono tantissime, e sono tantissime anche a volte che lo fanno con i loro genitori, perché lo vivono in maniera un po' più libera rispetto a come viene vista qui questa cosa, insomma, in maniera meno... demonizzano di meno questa cosa, ecco, oppure la vivono più come un gioco. Comunque c'è, diciamo, una tradizione diversa, perché infatti se leggete tantissimi forum o storie, o anche se avete visto qualche film o qualche serie TV, in un certo senso il fatto che i ragazzini giochino con questa tavola è una cosa sicuramente vista in maniera molto più normale rispetto a come accade qui. E c'era questo ragazzino che proprio da piccolo ci giocava, in un certo senso anche incoraggiato dalla madre, che era, non ci vedeva niente di male, forse interessava anche a lei questa cosa, questa possibilità di parlare con questi fantasmi, e aveva cominciato, a quanto dice la storia, a un certo punto a utilizzare la tavola, a venire spesso e volentieri in contatto con uno spirito che diceva di chiamarsi Michael. Ora, questo spirito aveva proprio cominciato a presentarsi un sacco frequentemente, gli voleva proprio parlare in maniera esclusiva, chiacchieravano, gli diceva le cose. Però non era rimasta lì la situazione, perché a un certo punto, messa via la tavola, un giorno questo ragazzino, sto Michael, lo ha cominciato proprio a vedere come se fosse una persona in carne e ossa che gli stava intorno. Quando stava in salotto c'era sto Michael, quando stava in giro per casa c'era sto Michael, insomma, Michael era diventato un po' una sorta di abusivo della tavola Ouija, che era uscito fuori dalla tavola Ouija per stare sempre con lui. Una delle cose curiose è che, in fin dei conti, essendo questo qui proprio un ragazzino, no? Sapete, a volte i ragazzini trovano più normali delle cose che magari un adulto farebbero un po' perdere la testa. Ma essendo lui un ragazzino, forse viveva come una cosa più normale questa idea che fosse improvvisamente apparso nella sua vita questo Michael. O forse non lo viveva neanche esattamente al 100% come un fantasma, ma come quasi una persona reale a quel punto. E quindi non era stupito più di tanto, non era diventata una cosa, una pietra dello scandalo, non era diventata una cosa che suscitava paura in lui o nella sua famiglia. Specialmente perché il ragazzino non ne sapeva niente, ma questo nome Michael per la sua famiglia non era un nome completamente estraneo. Infatti il ragazzino non aveva mai conosciuto il nonno paterno, perché il nonno paterno e il padre... praticamente il padre era stato diseredato, avevano litigato, quindi non si vedevano più, non si erano parlati più, non si erano sentiti più, non c'era stato nessun contatto. Il ragazzino era nato che senza mai vedere questo nonno, e non era mai, insomma, venuto fuori il suo nome. Il fatto è che il nome di questo nonno paterno era però effettivamente Michael, ed era morto a questo punto quando il ragazzino aveva cominciato ad avere questa visione, aveva giocato con la tavola Ouija. Quindi, sentendo dire queste cose, insomma, i genitori del ragazzino, pure loro, insomma, l'avevano presa abbastanza bene, però avevano anche cominciato a farsi un sospetto che magari sto Michael fosse effettivamente il nonno paterno. A questo punto loro cosa avevano fatto? Ovviamente avevano cercato, siccome il ragazzino vedeva questo Michael proprio come una persona in carne ed ossa, di farselo descrivere prima di tutto. E dalla descrizione che il ragazzino aveva fatto, insomma, già al padre era sembrato di poter dire che si trattasse di suo padre. Però loro volevano la conferma. Volevano proprio la conferma, infatti la storia dice che loro praticamente che cosa hanno fatto? Hanno preso delle vecchie fotografie che il padre è riuscito a ritrovare, anche se ormai non conservava più tantissima roba che riguardasse suo padre, proprio per quello che era successo, insomma, non si erano più parlati né niente. Però era riuscito a trovare queste fotografie e le aveva fatte vedere al bambino, e gli aveva detto, senti, ma è questo Michael? E il bambino gli aveva detto, sì, questo è proprio Michael. Sicché a quel punto ogni dubbio del padre era rapidamente svanito e praticamente avevano potuto identificare questo fantasma effettivamente come il nonno paterno del bambino.
sempre senza prendersene in maniera, cioè non saranno agitati proprio mai. In nessun punto di questa storia nessuno si agita, nessuno si preoccupa, l'hanno presa in maniera molto normale. Però effettivamente la cosa fondante di questa storia è proprio il fatto che a un certo punto il fatto di utilizzare la tavola Ouija abbia portato questo bambino ad acquisire delle capacità che prima non aveva. Perché lui prima di utilizzare sta tavola, sto Michael non lo vedeva, lo ha cominciato a vedere dopo. E molte persone, come vi dicevo, dicono che loro acquisiscono delle capacità, sono costrette, forzate a fare degli incontri paranormali perché acquisiscono in un certo senso queste capacità di sentire o di vedere proprio utilizzando la tavola. Ora, che si tratti di suggestione totalmente oppure no, quello è tutto da vedersi. Molto probabilmente si tratta di suggestione, ma anche se è solo suggestione, cioè, è una cosa un po' strana, no? Improvvisamente suggestionarsi a tal punto da vedere qualcuno, da sentire qualcuno continuamente, è anche un po' seccante, perché poi magari in questo caso questo presunto fantasma Michael non rompeva le scatole al bambino, però in molti altri casi invece quello che viene dalla tavola Ouija è assolutamente qualcosa di molesto, è qualcosa che crea delle infestazioni che rovinano la vita di quelli che cominciano presuntamente a sentire o a vedere questa entità. Yummy. In un altro caso, in un'altra storia che ho letto, il protagonista cominciava sempre dopo aver fatto sta solita seduta spiritica, che poi era finita magari con un contatto che era stato particolarmente rumoroso, particolarmente, insomma, particolare durante il momento clou, aveva cominciato poi ad avere una sorta di visioni, perché da quel momento in avanti, dopo aver, pur avendo cercato di togliere di mezzo tutto perché si era spaventato, quindi in molti casi poi la tavola viene buttata eccetera, il protagonista aveva cominciato a vedere una ragazzina in abiti d'epoca che si aggirava per casa sua. E anche lì, insomma, facendo poi delle indagini, siccome questa cosa si riproponeva, questa persona vedeva e rivedeva sta ragazzina in abiti d'epoca, in abiti vittoriani, si erano fatte delle indagini con degli storici locali che in qualche modo avevano dato conferma a quello che questa persona vedeva. Perché indagando sulla storia della casa, indagando su quello che questa persona descriveva, si era scoperto che sta ragazzina era esistita davvero. Quindi in questi casi, cioè anche qui, parlare di suggestione, uno si può magari suggestionare a tal punto da utilizzare delle informazioni che il suo cervello ha immagazzinato, ma senza coscientemente saperlo, o bisogna credere che si tratti davvero di fantasmi. Comunque, quello che questa persona descriveva, secondo gli storici locali, poi era realistico, era vero. E questa figura, insomma, di ragazzina che poi questa persona vedeva, era di fatto entrata nella vita della persona, perché aveva continuato a vederla, volendo o non volendo, anche se poi aveva deciso di dire non toccherò mai più la tavola Ouija perché questa cosa è troppo invasiva, però non era riuscita a liberarsi di questa visione, diciamo così, aveva continuato a vedere comunque la presunta ragazzina fantasma, quindi non è facile poi liberarsi di un fantasma se questo entra nella tua vita. E con questo, ragazzi, mi sa che mi fermo qui perché gli involtini erano ottimi, però mi hanno gonfiata questi anche, ovviamente le cose qui, le sfogliatine non ne parliamo proprio, quindi meglio che mi fermo. Vi ringrazio per essere stati con me, vi ricordo ancora una volta, se avete da raccontare qualche vostra esperienza strana, particolare, misteriosa, fatelo lasciando un commento qui sotto, così magari potremo farci un video prossimamente, quindi per favore raccontate le vostre storie e ovviamente vi aspetto come al solito su Instagram, se non siete iscritti qui iscrivetevi, commentate, non vi dimenticate di commentare, è la cosa più importante e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!